un giovane quando apprende queste notizie non può che provare vergogna, paura, in quanto vogliamo solamente una società serena e funzionale, inclusiva e non fatta di questo tipo di violenze e ingiustizie che ci fanno comprendere quanto la società stia fallendo in quanto tale. La scuola è comunque un luogo sicuro per poter parlare, soprattutto se una persona all'interno della famiglia, ma anche al di fuori, per esempio all'interno di una relazione, subisce delle situazioni spiacevoli. Strumento fondamentale per combattere la piaga della violenza sulle donne è quello della formazione e dell'educazione. È stato ribadito a più riprese in questi giorni da varie istituzioni e non solo. La scuola ha dunque un ruolo fondamentale da questo punto di vista e su questo si basa la bella intuizione avuta dal liceo pedagogico Guglielmo Marconi di Pescara, che ha avviato un progetto dal titolo Dalla microstoria alla macrostoria, i diritti delle donne, una storia ancora da raccontare, realizzato in collaborazione con l'AMPI e il Centro Antiviolenza Nanche. Sono state le studentesse le vere protagoniste, coordinate da un pool di docenti del Dipartimento di Storia. E abbiamo voluto non solo limitarci alla parte teorica, ma abbiamo voluto far attualizzare i saperi ai ragazzi e per dare proprio il senso fattivo della loro conoscenza abbiamo avuto questa idea, questa intuizione, far realizzare a loro un logo con il numero del Centro Antiviolenza, hanno prodotto uno slogan, il tutto è diventato appunto un adesivo che è stato scelto dal Centro Ananche. Il ruolo dell'AMPI in questo progetto è stato fondamentale per la conoscenza di quanto siano state importanti le donne nella resistenza abruzzese e non solo. Noi stiamo cercando di riportare alla luce anche delle storie che fino ad oggi erano sconosciute, anche per far comprendere soprattutto alle nostre ragazze che si può resistere, si può lottare, si può combattere per anche cambiare una mentalità. Sì, esatto. Beh, qui al Marconi abbiamo la prevalenza di alunne, ragazze, circa 1619 alunni, il 90% sono donne, quindi ancora più attenzionate devono essere da parte nostra, da parte di tutta la società. Noi sposiamo quanto proposto dal nostro ministro Valditara, cioè di fare educazione sentimentale, e sarà uno, insomma, dei progetti che attiveremo.